Ciao a tutti, oggi preparo la pasta e fagioli con le cozze. A modo mio, iniziamo. Per prima cosa facciamo un veloce brodo vegetale con sedano, carota, cipolla, un filo d'olio e poi decidete voi se salarlo leggermente oppure no. Ora facciamo aprire le cozze. Filo d'olio, due spicchietti d'aglio, gambetti di prezzemolo. Facciamo scaldare. Ok, a questo punto mettiamo le cozze. Aggiungiamo un mestolo di brodo. Copriamo con il coperchio e facciamo cuocere per 3-4 minuti in maniera tale da farle aprire. Ok, passati 3 minuti, spegniamo la fiamma e mettiamo un attimo le cozze da parte. Ora facciamo un altro fondo di cottura con olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio, un po' di sedano, qualche pomodorino e facciamo rotolare un po'. A questo punto mettiamo i fagioli, ovviamente uso dei fagioli precotti per cui devono cuocere pochissimo. Mescoliamo un po', c'è chi utilizza anche i borlotti ma io utilizzo i cannellini. E facciamo insaporire per un paio di minuti. Passati un paio di minuti togliamo lo spicchietto d'aglio prima di dimenticarcelo. Ed aggiungiamo il brodo vegetale bollente, 4-5 mestoli. Una volta messo tutto, facciamo cuocere per 10-12 minuti a fiamma alta. Mentre cuociono i fagioli, ne approfittiamo per sgusciare le cozze. Le facciamo sgocciolare, poi le mettiamo in una ciotolina. Una volta sgusciate le cozze, qualcuno l'ho lasciata col guscio per guarnire i piatti, filtriamo il liquido. E ci spostiamo sui fornelli. Ora mettiamo la pasta, mescoliamo, aggiungiamo il liquido delle cozze, un mestolo di brodo bollente per il momento e facciamo cuocere. Non esagerate con il brodo, nel caso lo mettete man mano. Ecco qui, passati 5 minuti dei 7 previsti di cottura per la pasta, spengo la fiamma, aggiungo le cozze. Mescolo bene e lascio riposare mescolando di tanto in tanto per 4-5 minuti. Ultima mescolata, la pasta è al dente. Ora mettiamo un goccio d'olio, un po' di pepe. Mescoliamo. E per finire mettiamo un po' di prezzemolo. Ultima mescolata. E vado ad impiattare. Assaggio con voi. Mamma mia, buonissima! La desideravo da tempo. Fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo. Se siete su YouTube, cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi, come al solito, ne approfitto per augurarvi buon appetito.